E cam inspirando porto sulle braccia. E due espirando scendo. Trini inspiro e guardo avanti. Chattuari faccio chaturanga. In questo luogo che testimonia la passione, l'amore che questo grande antiquario ha lasciato all'interno di questo suo palazzo, mescoliamo la passione, la creatività per l'arte con quella che è la creatività nello yoga. Arte e yoga si incontrano ad Arezzo e lo fanno nella suggestiva terrazza panoramica della Casa Museo Ivan Bruschi. Asto chaturanga. Nawa. Dasha. Praticheremo Astanga, è una serie ben definita che dura un'ora e mezza, un'ora e 45, molto intensa. Si può dire che è il primo allenamento funzionale antico, se vogliamo. Lezioni così all'aria aperta e in piena distanza di sicurezza. La Fondazione ha osservato tutti quelli che sono i criteri che sono richiesti dalla Regione, quindi purtroppo, ma per fortuna, facciamo questa edizione, chiaramente non più con le 30 persone che partecipavano fino all'anno scorso, ma con 17 postazioni separate, distanziate con tutta la sicurezza possibile. È stata la prima di tre serate speciali, i prossimi appuntamenti sono il 16 e il 30 luglio, sempre con le lezioni di yoga al tramonto.